Ciao, sono Massimo Bottura, faccio il cuoco a Modena, nella mia osteria, l'Osteria Francescana. Sono qua oggi perché sono venuto a portare il mio contributo per quanto riguarda l'idea di una cucina italiana buona e sana a Parigi, con una persona speciale che ci ha ospitato. Non è il solito seminario dell'Italia in Cucina per i 12 magnifici, eccetera, perché noi abbiamo qui la grande gioia di avere il più grande cuoco del mondo, che si chiama Massimo Bottura. Un piccolo applauso di incoraggiamento. Puoi dire così davanti ai francesi? No, no, altro che. Collegate il vostro palato al vostro cervello, per favore. Ok? Così sentirete veramente tutti questi elementi. Se c'è un ingrediente che non può mancare nella mia cucina, è il mio pensiero, il mio cervello. Poi ci sono gli ingredienti, allo stesso livello della tecnica, che è la tecnica utilizzata al servizio della materia prima, non al servizio dell'ego del cuoco. Cambiato tutto in questi ultimi 10 anni. Non facciamo più dei piatti che sono dei fuochi d'artificio, che sono dei trucchi da mago. Ma facciamo dei piatti che sono dei piatti veri, che raccontano delle storie e che raccontano della cultura. Questo è un parmigiano di 42 mesi, 3 anni e mezzo, ok? Per fare una forma di parmigiano reggiano, proprio le forme di parmigiano, ci vogliono 550 litri di latte, della sera prima e del mattino dopo, quindi il latte riposato e il latte del mattino. A casa abbiamo cominciato questo esperimento di fare un dashi con il parmigiano reggiano molto vecchio. Quindi un parmigiano di 40 mesi che viene sezionato sottilissimo. E poi viene versato dell'acqua calda sopra. Ecco, la reazione a questo è stata questa. Ok? La scomposizione del parmigiano reggiano. Questo l'abbiamo fatto stamattina, eh? Questa è crema di parmigiano reggiano. Ok? Come sintetizzare quello che noi facciamo? Io lo sintetizzo dicendo una cucina di territorio vista da 10 km di distanza. Significa che al palato trovi tutto, magari nella forma la vedi astratta e allora magari ti rimani spiazzato. Ma in realtà tutto quello che sono i sapori delle materie prime straordinarie, dei grandi artigiani, eroici artigiani italiani, allevatori, pescatori, contadini, agricoltori, la trovi tutto nel palato.